Animali, gli invertebrati. Sapevi che gli invertebrati costituiscono il 97% delle specie viventi? Non hanno scheletro interno, ma spesso sono protetti da gusci e corazze esterne. Sono eterotermi, ovvero la loro temperatura non è costante e dipende dall'ambiente esterno. Gli scienziati li hanno classificati in 6 categorie. 1. Poriferi. Sono le spugne. Vivono in acqua dolce o salata. Sono ricchi di minuscoli forellini, i pori, attraverso cui assumono il cibo. 2. Celenterati. Sono animali acquatici dotati di lunghi tentacoli. Le meduse, le attinie, i coralli e le madrepore. I coralli e le madrepore vivono in conie. Curiosità, sapevi che alcune meduse si illuminano di notte? La medusa luminescente Pelagia noctiluca vive anche nel Mar Mediterraneo. Echinodermi. Vivono in acqua, sono ricoperti da un rivestimento duro con sporgenze. Sono la stella marina, il cetriolo di mare e il riccio di mare. 4. Anellidi. Vivono sia in acqua che sulla terra. Hanno un corpo lungo ed affusolato formato da tanti anelli congiunti tra loro. Sono i vermi, i lombrichi e le sanguisughe. 5. Molluschi. Vivono sia nel mare che sulla terra. Hanno un corpo molle, spesso sono protetti da conchiglie o gusci. Come le cozze, vongole, ostriche. Seppie, polpi e calamari hanno lunghi tentacoli. Chiocciola e lumache hanno un piede per muoversi. Curiosità, sapevi che un tempo New York era ricco di ostriche? Nel 1800 infatti le coste di Manhattan erano molto ricche di ostriche. Erano un alimento quotidiano per gli abitanti dell'epoca. 6. Artropodi. Sono il gruppo più numeroso composto da insetti, aracnidi, miriapodi e crostacei. Il loro corpo è protetto da uno scheletro esterno e le zampe hanno le articolazioni. Imparare con le curiosità.